Sei arrivato finalmente dopo un po' di tempo di inseguimento. Sì, è stata fatta finalmente questa operazione a cui ci tenevo molto e quindi sono venuto in un posto che ho cercato tanto e voluto tanto. Quindi sono molto contento. Che difficoltà ci sono state? No, difficoltà più che altro a, diciamo, limare i dettagli, perché avevo, diciamo, un contratto con la Reggiana e la mia volontà era quella di andare via e ci sono riuscito. Torni al sud dopo un anno e mezzo, che tipo di campionato ti aspetti? Non c'è più il Foggia, c'è il Lecce che è grande favorita, il Catania pure, tua ex squadra che insomma punta alle primissime posizioni. Chi vedi come oggettivamente favorita, assolutamente favorita, e poi le altre outside? Sì, torno dopo Catania, una grande annata, anche con, diciamo, un po' di difficoltà. E diciamo le favorite sono Lecce, Trapani e Catania in questo momento. Poi si sa benissimo che il campionato, specialmente il girone C, è un po' difficile e quindi possono esserci delle sorprese. Senti, per te è anche un anno importante, no? Sì. Vieni da un anno così, non troppo buono. Questo dovrebbe essere l'anno del tuo rilancio, diciamo così. Sì. Dovrai ritornare ad essere quello che eri prima di quest'ultimo stagione. Sì, dopo Catania mi aspettavo sicuramente una stagione da protagonista a Reggio. Ho avuto delle difficoltà. Dopo ho fatto 6 mesi buoni a Viterbo, dove sono stato veramente bene, e ora è un anno importante e decisivo, come ho già detto, e quindi darò tutto. Qua a Catanzaro lo sai, insomma, è una piazza importante, una piazza che magari non si partirà per vincere il campionato, ma si parte per fondare un progetto di più anni. Tu sei pronto eventualmente a far parte di questo progetto? Sì, assolutamente, l'ho scelta per questo, l'ho scelta per il tifo, volevo una piazza calda e quindi ha tutto per fare bene in questo momento. Ieri alla presentazione è stato il tuo primo vero approccio con i tifosi, al di là di qualche allenamento. Che impressione ti sei fatto? Ho avuto delle sensazioni positivissime, perché è stato un approccio importante, c'era tanta gente e quindi meglio non poteva essere. In che condizioni sei? Ritieni di poter essere già pronto per sabato o magari hai bisogno ancora di un po' di tempo? Sono pronto, mi ritengo pronto, solo che non sono al 100%. Perché lì non ho fatto amichevoli, ho fatto solo una partita di Coppa Italia, poi per, diciamo, la situazione che c'era ho fatto un po' a parte, un po' con la squadra, però mi ritengo pronto, sì. Dimmi una cosa, qual è il tuo obiettivo stagionale quest'anno, insomma, in termini, non lo so, naturalmente sei un attaccante, quindi sì, sei in termini di reti o magari in termini di renderti utile alla squadra? Sicuramente immagino. Le prestazioni sono molto importanti, ma per noi anche i gol, quindi io magari in questi anni in zona gol sono stato, no? Un po' scarso in questo, però voglio fare tanti gol, voglio aiutare i compagni, voglio fare bene, in tutto e per tutto. Concorrenza c'è, ma insomma, voglio dire, parti tra quelli probabilmente favoriti per avere una maglia, dove ti piace giocare, insomma, da questo. Sì, la concorrenza ci deve essere perché ci dà stimoli. Poi io sono un esterno che ama giocare a sinistra, però ho fatto anche l'esterno destro, quindi queste sono, diciamo, le due caratteristiche. Sì, va bene.